la situazione è preoccupante, noi stiamo facendo una serie di iniziative proprio per cercare di venire sempre più incontro alla popolazione. Abbiamo avuto un aumento nelle ultime settimane considerevole, anche quadruplicato, che più o meno è in linea con quello che sta succedendo in regione e in Italia. Per ulteriori azioni che noi abbiamo fatto è quella di predisporre nuovi tamponi, come nuove zone per fare i tamponi, quindi abbiamo predisposto San Marco dei Cavoti, Sant'Agata, e da venerdì apriremo anche al Palatedeschi a Benevento, quindi una doppia apertura su Benevento. Quello che sottolineo e dico alla popolazione: si accede solo su invito dell'azienda sanitaria di Benevento, che continuiamo il nostro lavoro, quindi non è un libero accesso, ma verrete chiamati dalle USCA e in particolare dalla nostra azienda. Benissimo, sabato ci sarà anche un'iniziativa in una scuola, in particolar modo lo studio comprensivo del Sant'Angelo a Sasso, come è stato già annunciato da oggi. Un'altra iniziativa importante, perché c'è una grande attenzione soprattutto al mondo della popolazione studentesca. Dicevo, c'è grande attenzione soprattutto al mondo della popolazione studentesca con questa iniziativa di sabato. Sì, abbiamo l'iniziativa di sabato, ringrazio il Comune di Napoli e il Comune di Benevento, di Benevento, quindi il sindaco, l'assessore Rosa, che stamattina è stato con me a fare proprio il sopralluogo, quindi è un'iniziativa molto con le comuni nel weekend in diversi comuni della provincia di Benevento. Veramente un bel risultato e un bel lavoro di intesa e di sinergia che si conferma con tutte le istituzioni. Benissimo, ci aggiorniamo allora nelle prossime ore, rinnovando ancora a tutti, come ha sempre fatto, di proseguire nella vaccinazione. Esatto. Proseguire con le vaccinazioni, proseguire con il distanziamento, quindi queste sono quello che dobbiamo assolutamente continuare. Tenete le mascherine, è importante in questo momento, in modo da riuscire a passare veramente questo momento molto delicato.